Questo appuntamento è offerto da A Monasterolo di Savigliano, caseificio Mellano, dal 1939 produzione di formaggi di alta qualità con latte proveniente dai piccoli produttori delle vallate cunesi. Prodotti di punta il tomino fior di dieta, la ricotta, le tome nostrali, il burro e il grana padano di nostra selezione. Tutti i prodotti si possono acquistare allo spaccio a Monasterolo di Savigliano in via Mazzini 20, ma li trovate anche in molti negozi del Cunese, Saluzzese e Vallate. Per maggiori informazioni 0172 37 30 41. A Fossano Olivero, da oltre 70 anni di esperienza, produzione di tutto ciò che riguarda la zootecnia. Le stalle vengono studiate in base alle esigenze degli animali e degli operatori agricoli, senza mai trascurare le leggi vigenti. Troverete attrezzature per bovini, caprini, equini, impianti per la gestione del letame, porte e finestre, prefabbricati e accessori. Da Olivero i migliori prodotti per la zootecnia, a Fossano in via Ceresolia 17 bis. Per maggiori informazioni www.impiantizootecnici.it o chiamare al numero 0172 64 22 57. Dal 1964 l'antica formaggeria Carletti è sinonimo di qualità, tradizione e cortesia. Da antiche ricette della nonna oggi rivisitate, potete trovare nel cuore di Peveragno il caseificio e il punto vendita che con passione e sacrificio il fondatore, il signor Libero Carletti, ha creato e che oggi, con l'aiuto delle sue figlie, fa rivivere per noi sapori ormai dimenticati. Una vasta gamma di formaggi freschi e stagionati di nicchia vi aspetta a Peveragno in via Giorgio Giorgis 2. Formaggi Carletti, liberi di mangiare cosa volete, ma assaggiateli e li apprezzerete di sicuro. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegranda, oggi un appuntamento dedicato alla natura, ai lavori tradizionali. Accanto a me infatti c'è Roberta Colombero, Margara di Marmora in Valle Maira. Benvenuta nei nostri studi. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Allora, Roberta ha 29 anni e conduce un'azienda familiare alla terza generazione e ovviamente in questi giorni ha vissuto la transumanza, cioè insieme ovviamente ai suoi collaboratori è salita in Valle Maira con il bestiame per trascorrere la stagione estiva in alpeggio. Quindi con lei insomma scopriremo un po' questa antica tradizione. Innanzitutto però descrivici un po' l'azienda in cui lavori, quanti capi avete e che tipo di capi avete? Sì, allora innanzitutto è un'azienda storica da 3 generazioni, già mio nonno faceva il margaro e oggigiorno l'azienda è composta da 200 bovini di razza piemontese circa e una quindicina di incroci. Ok, cosa sono? Mucche da latte, da carne? Allora, i bovini di razza piemontese sono vacche nella mia azienda a duplice attitudine. Diciamo che io ho 120-130 fattrici, le faccio partorire una volta all'anno e poi i vitelli vengono venduti per poi mungerle, perché d'estate facciamo il formaggio, e mentre durante i mesi invernali conferiamo il latte al caseificio. Ok, quindi riuscite a fare un po' entrambe le cose. Esatto, caspita. Ok. Sì. E sabato scorso, 7 luglio, siete partiti per andare in Alta Valle Maira. Esatto, diciamo che è un momento molto atteso, forse il momento più atteso di quando si sta giù. E finalmente è arrivato di nuovo il momento di raggiungere i monti. Sabato 7 luglio la nostra mandria e fino con i camion ha raggiunto Ponte Marmora, da lì sono state scaricate e hanno raggiunto l'alpeggio Valanghe a quota 2100 a piedi. Sono circa 5 ore con delle tappe in modo che sia noi che gli animali riescano a riposarsi. È anche un momento di festa. Sì, è un momento di festa perché comunque abbiamo tantissimi collaboratori, amici che vogliono comunque assistere a questo momento, oppure delle persone curiose che vengono a fare delle riprese perché comunque è un lavoro, è una tradizione diciamo. È un momento di festa, però dall'altra parte è anche un momento di preoccupazione, perché comunque gli animali sono da spostare, che tutto va bene durante il viaggio, che nessuna viene persa. Insomma, c'è una logistica sotto non da poco. Sì, assolutamente. Diciamo che ci sono delle persone che stanno davanti alla mandria, c'è chi sta a metà della mandria per rallentarla un po' e quelli che chiudono la fila, diciamo.
Ok. Qual è, sembra scontato un po', ma il vantaggio di portarle in alpeggio? Ma sicuramente sia per gli animali è un benessere fisico, una ginnastica funzionale che comunque permette all'animale di stare meglio, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista degli arti, benessere, meno problemi durante il parto, e poi comunque anche dal punto di vista del territorio è molto importante, perché comunque c'è una gestione del territorio e l'erba, comunque gli animali mangiano l'erba e altrimenti la montagna sarebbe abbandonata, crescerebbero i rovi, quindi è molto importante anche per l'acquatica del territorio. Ok, e quanto state su? Siamo su 3 mesi. Diciamo che le date storiche sono il 24 giugno che è San Giovanni e il 29 settembre che è San Michele, però comunque tutti gli anni dipende un po' dal clima, dalle condizioni climatiche, dall'erba. Com'è andata negli anni scorsi? Perché si parla tanto di clima, cambiamento climatico. Sì, ma diciamo che l'anno scorso abbiamo avuto un'estate dura perché non ha piovuto, okay. Quindi abbiamo fatto di fronte a una siccità elevata. Però in compenso il 14-15 di luglio ha nevicato e siamo stati 2 giorni nella neve, esatto. E quindi mi auguro che quest'anno sia un'estate migliore. Ma già comunque l'inverno è stato buono perché comunque ha nevicato molto e sicuramente ha alimentato comunque le falde, la neve è stata buona, infatti abbiamo una bellissima vegetazione, ci sono tantissimi fiori. Speriamo. Quindi si spera in bene. Bene. Non si guardano soltanto le mucche quando si è in alpeggio, ma si lavora anche ovviamente perché proprio su producete latte, burro, formaggio che poi vendete ovviamente. Sì, noi mungiamo ancora a mano 2 volte al giorno una 50ina di capi di razza piemontese, mentre abbiamo una 15ina di incroci in frisone con blu belga che vengono munte a macchina. Okay. Che sono state, diciamo, aggiunte all'allevamento da piemontese per aumentare un po' la quantità del latte, perché avevo molta richiesta di formaggio, quindi ho dovuto apportare un'altra razza. E sì, il latte viene trasformato in formaggio, siamo produttori del nostro d'alpeggio, okay, che è un che formaggio molto famoso in Valle Maira. È famoso sì in Valle Maira, però comunque ci sono molti soci nelle vallate cuneesi che lo producono. E poi facciamo il yogurt, il burro, delle tome, e poi cerco di sperimentare un po' di formaggi arborinati, tipo Castelmagno, dei semicotti. Un po' di fantasia. Esatto. Allora, siamo in chiusura, dove ti possono trovare anche, dove possono trovare questi prodotti i telespettatori? Allora, noi su abbiamo uno spaccio vicino, un negozio, quindi abbiamo un punto vendita vicino. Proprio su a Marmora? Sì, okay. Sull'Alpeggio Valanghe, abbiamo quindi un punto vendita vicinissimo al caseificio, dove i nostri turisti possono arrivare da noi, fare una visita in caseificio, alla cantina e poi passare direttamente al negozio. E altrimenti faccio delle vendite ai locali della zona come agriturismi, rifugi, e poi per i clienti magari un po' più speciali mi chiedono di tenerli delle forme un po' più stagionate, certo. Quindi a fine stagione viene la consegna. Ok, bene Roberta, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona stagione e grazie per averci insomma regalato questo pezzo del nostro territorio. Prego, grazie a voi. Cari telespettatori, abbiamo finito, buon proseguimento. A Monasterolo di Savigliano, caseificio Mellano dal 1939, produzione di formaggi di alta qualità con latte proveniente dai piccoli produttori delle vallate cuneesi. Prodotti di punta il tomino fior di dieta, la ricotta, le tome nostrali, il burro e il grana padano di nostra selezione. Tutti i prodotti si possono acquistare allo spaccio a Monasterolo di Savigliano in via Mazzini 20, ma li trovate anche in molti negozi del Cuneese, Saluzzese e Vallate. Per maggiori informazioni 0172 37 30 41. A Fossano Olivero, da oltre 70 anni di esperienza, produzione di tutto ciò che riguarda la zootecnia. Le stalle vengono studiate in base alle esigenze degli animali e degli operatori agricoli, senza mai trascurare le leggi vigenti. Troverete attrezzature per bovini, caprini, equini, impianti per la gestione delle tame, porte e finestre, prefabbricati e accessori. Da Olivero i migliori prodotti per la zootecnia a Fossano in via Ceresolia 17 bis. Per maggiori informazioni www.impiantizootecnici.it o chiamare al numero 0172 64 22 57.
Dal 1964 l'antica formaggeria Carletti è sinonimo di qualità, tradizione e cortesia. Da antiche ricette della nonna oggi rivisitate, potete trovare nel cuore di Peveragno il caseificio e il punto vendita che con passione e sacrificio il fondatore, il signor Libero Carletti, ha creato e che oggi, con l'aiuto delle sue figlie, fa rivivere per noi sapori ormai dimenticati. Una vasta gamma di formaggi freschi e stagionati di nicchia vi aspetta a Peveragno in via Giorgio Giorgis 2. Formaggi Carletti, liberi di mangiare cosa volete, ma assaggiateli e li apprezzerete di sicuro.